Faccio un video dopo tanto tempo che non avevo l'occasione di farlo, intendo montato con il software, perché volevo parlare di questo lavoro, della colonna della pace, che è nata senza un'intenzione iniziale precisa. Questa è una colonna che io ho fatto almeno 5-6 anni fa, che è rimasta bianca. Poi ultimamente, andando a vedere dei video sulla Rapacis e con gli effetti dove fanno le colorazioni di come si presume fosse originariamente, cioè tutte colorate, mi sono fatto ispirare dalle decorazioni bellissime che ci sono alla base della Rapacis, questo monumento fatto dai romani in onore della pace. Siccome per me la pace è l'unica cosa che ha senso perseguire nella mia esistenza, è al primo posto, è il numero uno. So che molte persone non sono d'accordo, oppure che equivocano il fatto della pace con il pensiero che se si smette di fare la guerra, ecco che c'è la pace. Anch'io ero una di quelle persone che la pensava così, prima di avere la fortuna di incontrarla, la pace, fisicamente, realmente, dentro di me, dentro il mio cuore, no? Dentro il centro del mio essere. Dove, con mia grande sorpresa e fortuna e soprattutto soddisfazione, ho scoperto che la pace è una presenza, è un individuo, è un incontro che io posso fare. E iniziando, più o meno 40 anni fa, a meditare, no? Non a fare una meditazione come tante che ce ne sono, non si sa neanche che numero, no? Che però sono quasi tutte un po' ginnastiche spirituali fondamentalmente, no? Ma la meditazione proprio dalla conoscenza del sé, quella conoscenza antichissima che i maestri di ogni tempo, i maestri della conoscenza di ogni tempo, rivelavano ai loro seguaci, quelle persone che desideravano avere quell'esperienza lì. Cose, informazioni che io non sapevo assolutamente neanche che esistessero. Nessuno mi aveva mai parlato che Gesù, Buddha, Krishna, Rumi, e poi ce ne sono tantissimi che adesso non sto ad elencare, però ogni maestro nel suo tempo ha fatto uno sketch ben preciso, e lo sketch consiste in questo: permettere alla persona di entrare in contatto con la pace che ha dentro di sé. E siccome per me la pace è l'esperienza veramente più bella, più importante, dove io trovo veramente la soddisfazione completa, che mi fa dire molte volte quando sono lì, che medito dopo un po' che sono lì, no, che sento questo benessere, no? Questo stare bene che mi viene su, che mi fa proprio spendere quasi sempre queste parole che sono: che bello, come sto bene, come sono a posto. Per questa ragione tutto il mio lavoro è imperniato sulla pace. La Davida è la scultura simbolo del Colosseo che farò, di cui nel prossimo video comincerò a entrare un po' nei particolari. Però ultimamente è apparsa questa colonna della pace, che lei non ti dà la pace di per sé, lei non ti dà la pace. È un simbolo che io ho voluto fare ispirandomi ai colori della Rapacis, modificandoli leggermente. All'inizio avevo fatto i colori proprio come si vedono nei video, fondo verde scuro con i verdi chiari. E poi pensando ho detto: no, devi avere un fondo azzurro cielo,
Perché la pace è qualcosa di celestiale, è qualcosa di pulito, è qualcosa che assomiglia veramente al cielo. E in più come contrasto il verde con l'azzurro sta molto bene, ma soprattutto mi permette a livello, diciamo, cromatico, simbolico, artistico, di dare un'idea della pace diversa dal solito. Siccome l'arte non va spiegata, non va spiegata, nonostante i critici lo fanno fin da quando loro esistono, no? Qui da noi, nella nostra cultura, il primo a cominciare a fare questa cosa qui è stato quel personaggio, che adesso mi sfugge il nome, dopo mi verrà, no? Che contemporaneo di Michelangelo e di Leonardo da Vinci, cominciò a scrivere delle cose importanti sui suoi lavori. Ma più che un critico d'arte, era un estimatore dell'arte. E sebbene lui fosse discreto artista, un discreto pittore, riconosceva la grandezza di questi grandi e si era messo un po' al loro servizio. E da lì io credo che col tempo poi sono venuti sui vari critici che li trovo inutili. In Italia i critici che si conoscono per la maggiore sono Achille Bonito Oliva, che mi lascia indifferente perché è un bla 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 bla. I critici d'arte di adesso, Sgarbi e un altro, no? Non hanno l'arte come scopo principale, no? Da mettere in risalto, ma attraverso l'arte rimettono in risalto il loro personaggio. E la trovo una cosa noiosa, inutile, che non lascerà nessuna traccia. Però per la maggioranza delle persone che sono state ammaestrate con il concetto che io non ne capisco nulla d'arte, infatti a volte parlando con le persone d'arte dicono, se si azzardano a esprimere un parere, poi mettono le mani avanti e dicono, ma io non me ne intendo di arte. Ah no? Non te ne intendi di bellezza? Quando incontri una persona nella tua vita, di qualsiasi sesso possa essere, non lo capisci da solo se è una persona che è interessante, affascinante, o al contrario, deficiente, carente, meschina, hai bisogno di un critico che te lo venga a dire? Se ti innamori di una persona, hai bisogno di un critico che ti confermi che ti stai innamorando o che ti sta passando l'amore per quella persona? Lo sai benissimo da solo. E l'arte è la stessa cosa. Io nel mio lavoro artistico ho un obiettivo ben preciso, di cui adesso non ho neanche voglia di parlare perché ho paura di dilungarmi. Però riassumendo voglio dire questa cosa qui, l'arte non è il top della vita. Perché è quello che sta succedendo, no? Vai nei musei, devi stare lontano dalle opere artistiche, non devi toccare, non devi abitarci, perché tu sei tossico. Perché tu dai fastidio. È un concetto diffusissimo, anche a Ravenna, in Piazza del Popolo, ci sono due colonne bellissime con un basamento fatto da un architetto del 700 lombardo che le ha progettate proprio e si sono visti, io li ho visti almeno, delle stampe dell'epoca con le persone disegnate sedute nei basamenti. Adesso non puoi sederti, hanno messo dei pali di acciaio sudabile orribili che impediscono alle persone di godere di questa opera d'arte che è stata prima pensata e poi realizzata perché gli esseri umani la potessero godere. Adesso no, l'essere umano disturba. Possono darci piccioni, a cagare, possono fare le muffe, quello va bene, ma l'essere umano deve stare lontano. Questo per dire cosa? Che il mio rovesciamento del valore dell'arte è che l'arte a livello di oggetto o di quadro non è il top, a livello di oggetto artistico, il top dell'arte siamo noi esseri umani vivi, siamo l'opera più incredibile che sia mai stata fatta. E l'arte deve essere al nostro servizio, al servizio dell'opera d'arte per eccellenza, fatta
fatta da quel grandissimo artista che nessuno conosce, ma è che è talmente presente che se non ci fosse lui non esisterebbe nulla. Con zero ego, non mette la firma su niente, non mette il copyright su niente, e potrebbe farlo. Ne avrebbe come minimo il diritto, perché è l'unico essere che è in grado di fare cose che ci affascinano sempre. Creare la vita, prendere della polvere, comprimerla, fare degli esseri umani che possono sentire, macchine da sensazione, sentire con l'essere e poi dopo col cervello elaborare anche delle cose, fare delle valutazioni inerenti a questo mondo, ma soprattutto quel sentire di cui io non ero mai stato informato fin da bambino, ammaestrato come tutti quanti a venire su in un modo che io mi dovevo considerare sempre un po' un semilavorato, non perfetto, in colpa, non degno della divinità. Dio è lassù, è lontano, e tu non sei abbastanza puro per avvicinarti. Ma se aderissi ai concetti di quella religione, con l'altra religione, quelle regole, forse, non è assicurato, forse un giorno potrei avvicinarti. Ed è una truffa molto più grande del Covid. Il Covid è la truffa in atto, a mio avviso, attuale, potente, ma è la tale balla che è incredibile vedere come la gente becca. Sono riuscito a far passare un'influenza curabilissima come la peste delle pesti, delle pesti, delle pesti. Non, ovviamente non a tutte le persone, ma la maggioranza sì. La maggioranza sì, anche molti giovani sono andati a frotte a farsi vaccinare. Ancora ci vanno perché hanno l'illusione di pensare soprattutto di poter ottenere un passaporto di libertà per tornare a fare le cose che facevano prima, pensando che quella era la libertà. E già quello è un misunderstanding enorme, perché la libertà è uno stato d'animo. Non è quello di cui della mia intelligenza, me ne sono accorto col tempo, avendo la possibilità di stare in compagnia, oltre che col mondo e le persone, anche con me stesso, con la parte vera di me, che non è questa. È questa. Quando io sono venuto al mondo, i primi vagiti che ho fatto, li ho fatti sentendomi. Seguivo un sentimento. Quando mi sono attaccato alla testa di mia mamma, non ho fatto un ragionamento. La testa non mi ha detto, ecco, questo è il seno della mamma, attaccati e nutriti. Perché ancora la mente non si era formata. Quella mente alla quale noi diamo sempre le chiavi di casa nostra per valutare cosa è vero e che cosa è falso. Dimenticandoci, mettendo da parte, relegando sempre lo strumento degli strumenti perfetti, il sentire. Eppure questo sentire è la cosa che usiamo sempre. Io qui, nello sfondo di questa pittura, ho fatto la porta del no e la porta del sì. Questa cosa qui non è così senza nessun senso, messa lì per fare qualcosa di strano, ma è per sottolineare che questa è la base con la quale noi ci muoviamo nel mondo. Possiamo spendere la potenza dei nostri sì e la potenza dei nostri no per trovarci nel mondo in una situazione che sia il più confortevole possibile. Se dico sì mi avvicino, se dico no mi allontano. E ci sono delle cose alle quali io devo dire di sì se voglio stare bene, se voglio essere in pace e sentirmi completo.
essere umano, opera d'arte, che ha avuto la fortuna di essere in questo mondo, che non soffre delle confusioni di questo mondo, non vive la meschinità di questo mondo, ma vive il nucleo vero, centrale, eterno, potentissimo che è dentro di me. Per cui dire di sì a quella cosa lì è fondamentale. E spendere il mio lavoro artistico per testimoniare l'importanza di questa cosa qui, per me basta e avanza. Come sono importanti anche i no. Ci sono dei no che vanno detti con decisione, con chiarezza nella propria vita. Se non vuoi lasciarci le penne, devi impararlo. Se cammini su un burrone, no? Su una stradina di un burrone a 4.000 metri di altezza, se qualcosa ti dice fai un passo oltre il sentiero dove c'è il vuoto, no? E credi in te stesso, perché tu starai su, lieviterai come ha fatto quel monaco, tutte cazzate, tu metti il piede fuori e vai giù. E non è importante dire, oh, ma io credevo. Non è che la forza di gravità si ferma e dice, ah, credeva, ok, allora lo rimettiamo a posto, gli ridiamo un'altra possibilità. No, ah, ciao. E vai giù e ti sfracelli, per cui dire quel no è importantissimo, come è importantissimo dire quel sì. E questa colonna della pace, nata così, nata per caso, senza volerlo, alla fine, non ancora terminata, devo ancora mettere i colori qui, finirla, però diciamo grosso modo ci siamo. Ho anche preso delle conchiglie, ieri al mare, che vorrei mettergliele da qualche parte, adesso vedrò. Però voglio fare questo video perché era un po' di tempo che non lo facevo, da pubblicare su YouTube, e probabilmente anche su Facebook e sul mio... sulla mia pagina Montelli Scultore, che ho aperto tempo fa per promuovermi a pagamento. Tutte le volte che mettevo qualcosa a pagamento me la censuravo, dicevo non va bene. E poi la cosa buffa è che continuano a dirmi valorizza la tua pagina, fai sapere, tutte le volte che metto su una roba me la censuri, anche se te la pago, e allora lasciamo stare. Facebook, YouTube, Amazon, Twitter, sono tutte cazzate. Sono strumenti in mano a chi sta cercando di manipolarci, che però a mia volta io posso sfruttarli nel mio piccolo per fare una piccola testimonianza, a quale non credo possono chiuderli, oppure ci sarà un blackout, no? Un blackout elettrico totale, ecco che noi siamo in braghe di tela da un momento all'altro perché non sappiamo più come muoverci, ma non puoi mettere mai in blackout quell'esperienza interiore da dove la vita nasce, respiro dopo respiro, nessuno te la può rubare. Dico quest'ultima cosa e poi chiudo il video. Forse non tutti lo sanno, qualcuno sì, però insomma esiste una serie di video che si chiama La macchina di Dio, che ha a che fare con Ettore Majorana, un fisico famosissimo, molto più intelligente di Enrico Fermi, il padre della bomba atomica, riconosciuto anche da lui stesso, che ha fatto insieme a, mi sembra, Sandro Pellizza. Sono riusciti a fare delle macchine. Majorana è riuscito a capire come, a livello teorico, come è nato tutto quanto il mondo, come funziona la situazione di Dio, eccetera, e ho costruito delle macchine. Delle macchine a vari livelli. Il primo livello era quello che annichiliva la materia, cioè da qualsiasi materia tu li mettevi davanti, lui la trasformava in energia pulita. Sostanzialmente, che cosa sarebbe possibile per l'essere umano adesso? Sarebbe possibile vivere nel mondo gratuitamente, con energia pulitissima, senza il bisogno di pagarla, senza il bisogno di lavorare come degli schiavi, cosa che siamo, ci hanno relegati
alla qualifica di schiavo, rubandoci il potere dei nostri sì e dei nostri no. Diciamo, è così, è sempre andato così. Comunque, tutte le volte che facevano una macchina, intervenivano i servizi segreti e gliela portavano via. Era arrivato fino al quarto livello, di 11 livelli che poteva fare questa macchina. Il secondo livello ci sono dei video che si possono vedere su YouTube, che dimostrano gli esperimenti che Sandro Pellizza ha fatto, dove trasformava dei cubi, ha trasformato dei cubi di polistirolo in oro zecchino, per cui tutte le materie le puoi cambiare in qualsiasi materiale. E il quarto livello, è che prendeva l'essere umano, lo metteva di fronte a questa macchina ed era in grado di rigenerare il corpo, ne metteva metti 80-90 anni, gli rigenerava il corpo a un livello di salute di 25enne, lasciandogli la consapevolezza, tutta la memoria dell'esperienza che aveva fatto. Meraviglioso, no? Io quando ho visto questa cosa, cazzo, sì, è vero, la macchina di Dio, però gliel'ha rubata e continuano a rubarla. Continuano a sottrarla all'essere umano. Poi un giorno ho capito che non è niente, quella macchina di Dio è quasi un tranello, quella macchina lì mi impedisce di andare dentro di me, non a livello meccanico, ma a livello di essere che è cosciente e prendere vantaggio di tutta la meraviglia, di tutta l'onnipotenza, di tutta la semplicità, di tutta la delicatezza che è nella vita. Dio è dentro di me e se io attraverso quell'umiltà, quella consapevolezza di sapere che mi è stata data la possibilità di fare un'esperienza determinata, che ha avuto un inizio e avrà una fine, io posso godere delle grazie, delle doti di Dio, senza avere bisogno di una macchina, di una stampella che mi surroghi la mia impotenza. Perché come essere umano, anche se fossi nato handicappato, nell'andare dentro di me non ho nessun handicap che mi può impedire quel contatto col divino, faccia a faccia. E sono nelle condizioni ottimali per andarci. Non faccio schifo a Dio. La prova? I respiri che mi arrivano uno dopo l'altro. Arrivano direttamente dal divino, non ha fatto un appalto perché non ce la faceva, perché siamo in troppi, perché gli facciamo schifo. Ad ognuno di noi lui dà la vita, attraverso il respiro, toh, un altro respiro di vita, un altro respiro di vita, gratuitamente, per amore, non per carità. Per amore puro. Boh, questa è la corona della pace. Spero di aver fatto un video degno di essere visto. Avevo voglia di farlo. Altri ne farò appena sono pronto per mostrare nel mio piccolo, prima di tutto me stesso, che cosa sto facendo. Perché tutto il lavoro che sto facendo qui, il bagno favoloso che sta venendo fuori, eccetera, sono modelli di mini appartamenti o medi appartamenti o maxi appartamenti che saranno messi a disposizione dell'opera d'arte suprema, l'essere umano, perché l'opera d'arte più grande siamo noi, ognuno di noi, anche se ci hanno ridotto a delle larve umane, abbiamo paura della vita che ci sostiene, ci mettiamo la mascherina perché noi infettiamo noi stessi. Sapete perché è possibile questa cosa qui? Non solo per ignoranza, non solo per ignoranza, ma per non conoscenza, non sai chi sei. Tu sei ricco sfondato e vai in giro a chiedere la carità ai mendicanti.
Vi saluto improvvisamente dicendo ciao e mi nascondo dietro la colonna della pace.